sì, infatti. Anziani picchiati e vessati, tutto ripreso dalle telecamere dei carabinieri a seguito delle segnalazioni arrivate nel mese di aprile da persone che avevano assistito ai maltrattamenti. Questa mattina sono scattate le manette per i titolari della casa di riposo per anziani Arcobaleno di Vasto, moglie e marito rispettivamente 48 e 58 anni, e i sigilli per la struttura privata. Le indagini, condotte dai carabinieri di Vasto e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno dimostrato attraverso intercettazioni telefoniche e videoambientali la violenza usata contro gli anziani, peraltro senza alcun motivo apparente. Violenza sia fisica che psicologica su persone spesso affette da gravi patologie e comunque non autosufficienti. Per alcuni di loro talmente pesanti da aggravarne il quadro clinico portandole al decesso dopo il ricovero in ospedale. Tutti anziani quindi vivevano in un clima di paura e insicurezza, molto spesso legati al loro letto o alle sedie a rotelle quando disturbavano o semplicemente si lamentavano per i continui dolori causati dalle precarie condizioni fisiche. Trattamenti inumani a cui oggi i militari di Vasto hanno posto fine. I due indagati dovranno rispondere di maltrattamenti, lesioni volontarie, aggravate dall'essere il fatto seguito dalla morte della persona offesa e abbandono di incapaci, con le aggravanti di aver agito per futili motivi e aver adoperato sevizie.